gloria a Gesù. Bene, quanti sono pronti per ascoltare il messaggio della parola di Dio? Due là in fondo. Gloria a Gesù. Allora il messaggio di questa mattina l'ho intitolato Il silenzio di Dio. Quanti hanno vissuto in un tempo di un silenzio di Dio? O vi è arrivato subito la risposta a quello che avete chiesto? C'è stato un silenzio di Dio? Dio rimane in silenzio? Sì? Lo troviamo nella scrittura che Dio rimane in silenzio? Allora, prima che passo al passo che noi leggeremo, voglio leggervi alcune cose che Davide diceva nei suoi salmi. Fino a quando avrò l'ansia nell'anima e l'affanno nel cuore tutto il giorno? Quanti sono ansiosi? Fino a quando avrò l'ansia nell'anima e l'affanno nel cuore tutto il giorno? Fino a quando si innalzerà il nemico su di me? Quanti stanno passando una battaglia spirituale? Fino a quando, Signore, mi dimenticherai? Quanti hanno detto mai al Signore: Signore, ma ti sei dimenticato di me? Ti è mai successo? Sarà forse per sempre, dice Davide? Fino a quando mi nasconderai il tuo volto? Avete mai fatto questa considerazione? Avete mai passato questo momento che pensi che il volto di Dio è nascosto da te? Fino a quando mi nasconderai il tuo volto? Oh Signore, fino a quando starai a guardare? Cosa succederà? Cosa accadrà? Cosa farà? Abacuc, capitolo 1, dice così. Abacuc, profeta Abacuc. Ora vediamo quanti sanno subito arrivare ad Abacuc. Sono quei profeti minori che prendiamo proprio sempre difficilmente. Allora vedi che mi piacerebbe filmare, no? Vedi che sciolgono la via da qua e da là e girano e rigirano per vedere: ma qualcuno ha rubato Abacuc dalla mia Bibbia? Che poi somiglia un po' a un termine napoletano che non voglio. Vatecuc, Abacuc. Quanti avete capito che cosa significa Vatecuc? Vai a dormire. Vatecuc. Fino a quando? Vedete che inizia sempre così. Abbiamo detto che Davide dice: fino a quando, Signore, fino a quando? Perché entra nell'indole dell'uomo. Fino a quando, Signore? Ma quant'è? Quindi questo vuol dire innanzitutto che io credo che il Signore sta guardando, che se no non direi fino a quando. Quindi sono convinto che il Signore sa. E lui dice: fino a quando griderò, Signore, senza che tu mi dia ascolto? Io grido a te violenza e tu non salvi. Perché mi fai vedere l'iniquità e tolleri lo spettacolo della perversità? Mi stanno davanti rapina e violenza. Ci sono riti e nasce la discordia. Perciò la legge è senza forza e il diritto non si fa strada, perché l'empio raggira il giusto e il diritto ne esce pervertito. Quanti si rispecchiano in questa lettura? Mi sembra di leggere un quotidiano, vero? Un quotidiano. Fino a quando, Signore, io griderò? Ma Signore, perché per me? Ma perché succede questo? Ma perché accade quest'altro? Eppure il Signore ce l'aveva detto che negli ultimi tempi tutte queste cose accadranno, sorgeranno, e lo stiamo vedendo davanti ai nostri occhi. Ma una riflessione: Dio non resta sempre in silenzio. C'è un periodo nella nostra vita che Dio permette che certe situazioni avvengano nella nostra vita, che passano sulla nostra vita. E questo periodo io lo chiamo, e credo che tutti lo chiamiamo,
o meglio sentiamo predicare, questo periodo, chi lo chiama prove, chi lo chiama avversità, chi lo chiama in altri termini, io dico che arrivano le tempeste. Le tempeste. La tempesta arriva, e la cosa è che quando arriva la tempesta non ti avvisa. Non ti avvisa che sta arrivando la tempesta. La tempesta arriva all'improvviso, quando meno te l'aspetti. Specialmente se stai sul monte, non te ne accorgi neanche, ma all'improvviso cambia, arriva una tempesta pazzesca. Ma voglio dirti una cosa importante, che la tempesta ha sempre uno scopo nella tua e nella mia vita. Ha sempre uno scopo. Sempre. E lo scopo è quello di farci vedere Dio in mezzo alle difficoltà. Il capitolo 38 di Giobbe inizia proprio così. Voi sapete che il libro di Giobbe contiene 42 capitoli. Fino al 38esimo capitolo Dio non parla. Ascolta tutti questi discorsi, ascolta il lamento di Giobbe, eppure è una tempesta non da poco che Giobbe sta attraversando. Perdita di quello che aveva, perdita dei figli, una malattia sulla sua vita, qualcosa di incredibile. Tutti i 10 figli muoiono, tutto quello che aveva. Una tempesta terribile che è arrivato addosso a quella casa. Eppure ci dice la Scrittura, e questo è quello che mi ha fatto riflettere, e io stavo chiedendo al Signore in questa settimana, perché è stata una settimana terribile, in modo particolare giovedì sera, no, martedì sera, e chiedevo al Signore: Signore, ma perché? Ed è bello questo. La Scrittura dice nel capitolo 38: allora l'Eterno rispose a Giobbe in mezzo alla tempesta. Gloria a Dio. La tempesta non era finita, la tempesta non era passata, ma Dio risponde in mezzo alla tempesta. Gloria a Dio per quanto Dio interviene in mezzo alla tempesta e parla. Perché quello che riassicura il nostro cuore, perché quello che può portare una calma alla tempesta, quello che può tranquillizzare il nostro cuore, non sono le parole di un uomo. Sì, forse in qualche modo ti possono aiutare, ma non calmerà la tempesta. La tempesta la può calmare uno soltanto, e questo si chiama Gesù. Egli parla in mezzo alla tempesta e disse, due punti: chi è costui che oscura il mio disegno con le parole priva di conoscenza? Wow! Dovremmo leggere tutti e 37 capitoli per capire, ma credo che un po' di conoscenza biblica lo abbiamo. Ma per chi non ce l'ha, ti consiglio di leggere quello che Giobbe poi disse. Perché per i primi 7 giorni che gli amici non parlavano, Giobbe benedisse, Dio ha dato, Dio ha tolto, Giobbe disse alla moglie: ma perché non sappiamo prenderci del bene, abbiamo preso del male, abbiamo preso del bene nella mano di Dio, perché non ci prendiamo? Anche questo, ricordati. E dice la Scrittura che in tutto questo Giobbe non peccò con le sue labbra, quindi resistette in mezzo a questa tempesta, ma poi iniziò ad andare in una crisi dottrinale, perché gli iniziarono a dire: ma Dio non permette queste cose, ma perché se è venuto questo vuol dire che tu hai peccato, e lo misero in crisi. E questo ci insegna che dobbiamo fare molta attenzione a non essere così spirituali nelle vite degli altri, ma a esserlo nella nostra vita e non nella vita degli altri. Ma anzi, quando una persona, un fratello, una sorella sta vivendo una situazione difficile, noi siamo chiamati prima di tutto a pregare, a intercedere e a chiedere al Signore che possa parlare al suo cuore e non giudicare. Dio non ci ha chiamato al giudizio, perché facciamo attenzione, dice la Scrittura, chi si crede di stare in piedi che non cada.
perché se cade si fa male di brutto. E quello che desidererei io è quello che desidereremmo tutti quanti noi, che se io dovessi cadere c'è qualcuno che mi prende per mano e mi rialza. Perché questa è la Chiesa del Signore. La Chiesa del Signore è amarvi null'altro come io ho amato voi. Il Signore non ci ha chiamato a giudicare. Lui era l'unico che poteva giudicare e dice: io non sono venuto per giudicare. Vi ricordate? Gesù dice: io non sono venuto per giudicare, io sono venuto per salvare, per cercare ciò che era perduto. E quindi noi dobbiamo somigliare a Cristo. Egli parla in mezzo alla tempesta, e in mezzo alla tempesta Dio permette perché noi possiamo vedere Dio. Vi ricordate cosa dice il finale del capitolo 42 di Giobbe? Le mie orecchie avevano sentito parlare di te, ma adesso i miei occhi ti hanno visto. In mezzo alle prove, alle avversità, alle tempeste, noi vediamo la mano di Dio. Noi vediamo la mano di Dio. Noi sperimentiamo gli attributi di Dio in mezzo alla tempesta, come Dio che guarisce, come Dio che salva, come Dio che libera. E se voi andate in questi termini, lo prendete dall'ebraico, ogni nome di Dio ha un attributo. Geova, Geova, Dio provvede. Tutti i nomi che sono attributi a Dio. E io credo che noi li conosciamo in parte, perché dobbiamo ancora sperimentare ancora tanti attributi di Dio. Ma quelli che questa mattina hanno potuto testimoniare, hanno potuto dire o possono dire: io ho conosciuto l'Eterno che salva perché sono stato salvato. Amen. Io ho conosciuto l'Eterno che guarisce perché il Signore mi ha guarito. Amen. Io ho conosciuto colui che provvede perché l'Eterno ha provveduto per me. Amen. Quindi sono questi attributi che noi abbiamo conosciuto nel Signore, ma dobbiamo ancora sperimentare tanti attributi di Dio nella nostra vita. E il Signore dice: cercatemi e io mi lascerò trovare da voi. È importante. Vi ricordate in mezzo a quale altra tempesta i suoi discepoli hanno sperimentato un attributo di Dio attraverso Gesù Cristo suo figlio? Ve lo ricordate? Una tempesta che stanno attraversando, Gesù dice: andiamo all'altra riva. Vi ricordate? Ora, io vorrei dirti questo: se questa mattina io facessi un appello e dicessi: quanti vogliono passare una tempesta sulla propria vita? Credo che nessuno verrebbe qua davanti. Nessuno potrebbe dire: io sono disponibile, Signore, fammi passare una tempesta, tutto quello che vuoi sulla mia vita. È come buttarsi giù dal come si chiama lì, quando siamo andati in America, che abbiamo visto dalle cascate del Niagara. Abbiamo visto che alcuni pazzi sono buttati giù, uno in una botte, un altro sono buttati giù dalle cascate del Niagara. La cosa bella è che abbiamo visto che uno si è buttato giù, perché poi c'era scritto sotto, uno si era buttato giù dentro a una botte, è uscito vivo, non è morto, dopo è scivolato su una buccia di banana e è morto. Ma nessuno di noi, ma Gesù dice: passiamo all'altra riva. Ora, quanti sono convinti che Gesù sapeva che ci sarebbe stata una tempesta? Ma allora la mia domanda è questa: ma Signore, se tu sapevi che da lì a poco loro dovevano attraversare una tempesta, e una tempesta non da poco, perché erano pescatori, perché gli hai detto passiamo all'altra riva? Il Salmo 107, versetto 25, guardate cosa dice, 25-26, dal versetto 25. Egli comanda e fa soffiare la tempesta, che solleva le onde. Salgono in cielo, scendono negli abissi. L'anima loro viene meno per l'angoscia. Traballano, barcollano come ubriachi e tutta la loro abilità svanisce. Ma nell'angoscia, cioè in mezzo alla tempesta, nell'angoscia gridano al Signore ed egli li libera dalle loro tribolazioni. Chi manda la tempesta? Non sempre, eh?
Ma ci sono alcune circostanze della nostra vita che Dio permette. E se Dio permette, c'è sempre, sempre, sempre un motivo per cui Dio manda la tempesta, c'è uno scopo nella nostra vita. E questo scopo è fortificare la nostra vita, renderci più forte. Dice qui, egli riduce la tempesta in silenzio e le onde del mare si calmano, si rallegrano alla vista delle acque calme ed egli li conduce al porto che loro hanno tanto sospirato. Cioè alla fine il Signore ci porta dove Lui ha stabilito che noi andassimo. E qual è il porto che noi dobbiamo andare? In cielo, è vero o non è vero? Ma bisogna passare per certe tempeste. Difatti Isaia dice, quando passerai per delle acque, quando attraverserai il fuoco. Quindi ci sono delle situazioni che noi vorremmo evitare nella nostra vita. Quanti di voi vorrebbero evitare ai propri figli di passare per certe situazioni? E quante volte gliel'avete detto invece no? Purtroppo vanno. E fino a quando non battono la testa, è vero o non è vero? E poi li vai a prendere e dici, ma te l'avevo detto. Ma questo è una ruota, perché è successo anche a noi con i nostri genitori. È una ruota. Ora, ho detto che in mezzo alla tempesta noi vediamo gli attributi di Dio. Che cosa avviene in mezzo a questa tempesta? Avviene che le acque iniziano a entrare dentro la barca, perché ci sono tempeste che noi riusciamo a portare anche la nostra barchetta. In mezzo alla tempesta riusciamo anche a muoverci, riusciamo ad arrivare, aiutati che Dio t'aiuta, noi cerchiamo di fare con nostra forza, il nostro meglio, ma ci sono delle tempeste che tu non hai il controllo della barca, e cioè della tua vita, della tua casa, della tua famiglia, delle situazioni e delle circostanze, sulla tua stessa vita. Se c'è una malattia, un'infermità che tu non puoi avere il controllo, che neanche i medici ce l'hanno il controllo, perché la tua vita è soltanto nelle mani di Dio. E ci sono queste tempeste, e la scrittura ci dice che iniziò a entrare l'acqua dentro la barca. E allora a quel punto cosa fecero loro? Perché così succede, fino a quando noi riusciamo a gestire la cosa, io mi provvedo, non vado dal Signore, ma riesco a fare. Quando l'acqua inizia a entrare, Signore, ma non ti curi di noi? Signore, ma fino a quando, Signore, fino a quando non ti curi di noi? E sapete cosa avviene? Lo conosciamo tutti, che il Signore cosa fa? Calma la tempesta, sgrida i mari, i venti. E che cosa succede? Che loro in quella circostanza, in quella situazione, realizzano un attributo di Dio. E qual è questo attributo? Ma chi è costui che anche il vento, il mare, gli sono sottoposti e gli ubbidiscono? Chi è costui? Quindi realizzano che lui è il Signore del creato e che tutto è sotto il suo controllo ed ogni cosa deve tacere alla sua voce. Deve tacere alla sua voce. Non c'è nulla che il Signore non possa calmare, fermare, bloccare. Nulla. E qual è l'esclamazione dei discepoli? Chi se la ricorda? Qual è l'esclamazione dei discepoli? L'esclamazione dei discepoli è questa: veramente tu sei il figlio di Dio. Ora la mia domanda è questa. Questa è un'affermazione che non troviamo più in nessun posto. Perché non lo hanno detto quando lo hanno visto operare miracoli? Perché non lo hanno detto quando hanno visto risuscitare Lazzaro? Perché non lo hanno visto in altre quando ha risuscitato il figlio della vedova? Perché non lo hanno, quando ha distribuito i pani, i pesci? Sono moltiplicati. Perché in questa occasione loro gridano, tu sei il figlio dell'Iddio vivente? Perché la loro vita è stata in pericolo. E quando l'esperienza la facciamo sulla nostra pelle, sulla nostra vita, noi possiamo gridare, tu sei il figlio dell'Iddio vivente. Amen.
Tu sei il figlio dell'Iddio vivente, perché io posso gioire della tua guarigione, ma fin quando il Signore non tocca la mia vita, libera me, guarisce me, io posso raccontare agli altri quello che le mie mani hanno toccato, quello che i miei occhi hanno visto, quello che io ho realizzato, io quello vi trasmetto. Capite la testimonianza efficace? La testimonianza efficace nella Chiesa non è di persone che sono mentalmente libere, cioè qui soltanto come hanno avuto un lavaggio del cervello, ecco, questo è il termine giusto. Hanno avuto un lavaggio del cervello, hanno avuto un indottrinamento. C'è stato un cieco che è stato guarito e lui ha detto una cosa: sentite, io non lo so chi era, ditemi quello che volete, era il sabato, era un giorno così, io non lo so, però io una cosa so, io ero cieco, io adesso ci vedo. E Gesù dopo l'ha dovuto andare a cercare e si è avvicinato a lui e ha detto: sai chi ti ha liberato? Sono stato io. E si presenta a lui. E nella Chiesa dell'Iddio vivente, che sia evangelica, che sia, devono esserci persone che hanno sperimentato Cristo e si sono incontrati con Cristo. Non è semplicemente una dottrina imparata da uomini, ma è un'esperienza. Ecco perché noi diciamo che il cristianesimo è una relazione con Cristo. Io mi sono incontrato con Cristo Gesù. E Cristo mi ha salvato. E non ha importanza quello che tu mi dici, è importante, io so ciò che Cristo ha fatto in me. Siete d'accordo? Gloria a Dio. Ciò che noi siamo viene fuori nel giorno della tempesta. Ciò che noi siamo viene fuori nel giorno della tempesta. Ora, da quando faccio il pastore, so che in alcune situazioni, a volte, è normale che viene fuori una ribellione, una situazione difficile, ma se il Signore ha operato nella tua vita e ha fatto un'opera nella tua vita, questa situazione viene a scemare e piano piano viene ciò che c'è in te. Questa mattina Gianni, nella testimonianza che lui ha fatto, ha detto: mi sono arrabbiato, vorrei fare, è semplicemente degli esempi, no? A volte viene questa cosa che vogliamo, ma se il Signore ha fatto un'opera nella nostra vita e vive in noi, noi non possiamo comportarci come si comportano le persone che non hanno il Signore. Io devo usare un altro termine, non voglio usare più quelli del mondo, perché è sbagliatissimo. Io voglio dire quelli che non conoscono il Signore, da quelli che conoscono il Signore. Faccio queste due distinzioni. E sapete perché? Perché quello che io sto dicendo è scritturale. Non voglio predicare nulla del mio, ma quello che vi sto dicendo, oltre all'esperienza personale, è scritturale. Sapete cosa disse l'Apostolo Paolo a Romani capitolo 8? Lo conosciamo a memoria, dal versetto 35. Cosa dice? Chi mi separerà dall'amore di Cristo? E di cosa sta parlando? Sta parlando di tempeste. Perché dice: chi mi separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada. E tutte queste cose l'Apostolo Paolo ci aveva passato, le aveva vissuto. E quindi chi sta parlando è una persona che per esperienza queste cose le ha vissute. Però può dire: chi mi separerà dall'amore di Cristo Gesù? Io non sono, ascoltate bene, mi è piaciuto moltissimo questo esempio che l'ho visto, non mi ricordo dove, su un poster, perché poi sfoglio o mi hanno mandato dei messaggini. Se io vivo la mia non spiritualità forte all'interno della Chiesa, non è dovuto dal pastore, ma è dovuto dal mio rapporto personale che ho con il Signore. Perché il pastore può predicare, può edificare, ma ti può anche scoraggiare a volte. E non per questo tu ti possa trovare una scusanza. Perché quando ti troverai davanti al Signore, non ti troverai con il pastore con la mano abbracciato con te, e tu puoi dire: è stato colpa sua. Tu sei davanti al Signore. Cristo è morto per te.
per te. E allora, come diceva mio nipote l'altro giorno che sono venuti i ragazzi, la domanda è: che cosa posso fare io per il Signore nella chiesa dove il Signore mi ha messo? E allora dicono: sai cosa fanno? Vengono da me con una lista. Con una lista di pastore, ci piacerebbe fare questo, cosa ne pensi? Vorremmo fare questo, hanno comprato un camper, gli hanno regalato un camper vecchissimo, lo hanno messo a nuovo, l'hanno riempito di panini, dice andiamo per l'estate, diamo panini, diamo da mangiare fuori, anche se qui nel nord Italia te lo potresti sognare perché ti bloccano subito. Ma lì lo possono fare, ma intanto le cose che si possono fare, forse tu puoi avere delle idee, delle cose che puoi fare per l'opera del Signore, ma se io mi accontento soltanto di venire al culto, di ascoltare e poi andarmene a casa, questo non è ciò che Dio ci ha chiamato a fare. Quello che Dio ci ha chiamato a fare è fare la sua volontà, e la sua volontà non la fa solo il pastore, ma la fa la Chiesa, tutti quanti noi insieme. E quindi impegnarsi per l'opera del Signore. È vero che la parola di Dio, guardate, ci diceva mio nipote che l'80% della comunità di 350 membri, che sta aumentando sempre di più, di 305, in tre anni che hanno la comunità, 350 membri, l'85% è sotto i 35 anni, il 70% è sotto i 25 anni. E hanno un'organizzazione tale che è qualcosa di incredibile. Noi che siamo andati all'Expo abbiamo visto all'entrata, ci hanno tutto bloccato, non ti facevano passare, ognuno di loro con la maglietta, organizzatissimi, qualcosa di incredibile, e rispettavano il ruolo che avevano e il compito che avevano per l'opera del Signore, perché si sono messi subito a fare ciò che il Signore gli aveva chiesto di fare. E sapete questi cosa raccontano? Raccontano che loro vivevano nella droga. Raccontano che loro erano della mafia, raccontano che loro erano presi da certe situazioni e il Signore li ha tirati fuori. Quando fanno la veglia di preghiera di notte, mi diceva, mi ha mandato le foto, mi ha detto: zio, guarda, mio fratello mi ha detto, guarda, di notte vedi le persone, le prostitute che smettono alle 3, alle 4 del mattino, che stanno là fuori a prostituirsi, entrano dentro. E li vedi che vengono toccati dalla presenza del Signore e si inginocchiano a terra. Ma perché dobbiamo fare la veglia di preghiera? Per quale motivo dobbiamo fare la veglia di preghiera? Perché sentono l'esigenza. Sentono l'esigenza. E lui giovedì sera lo ha detto qui. Ha detto: se noi non riusciamo a comprendere quante persone muoiono, stanno morendo senza il Signore, e ci accontentiamo di venire al culto, di presentare, ma il Signore non ci ha chiamato a questo. Il Signore ci ha chiamato a chiamare gli altri e a tirarli fuori, 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 fuori da quella condizione, da quella situazione, e portarli a Lui. Questo è quello che il Signore ci ha chiamato. E questa è una Chiesa che cresce vittoriosa, è una Chiesa potente. E allora, ritornando al messaggio, perché io non voglio uscire fuori tema, ritornando al messaggio, perché avvengono le situazioni difficili, le tempeste sulla nostra vita? Hanno sempre un obiettivo, hanno sempre uno scopo da parte del Signore. Io non so se tu stai vivendo una situazione difficile, non lo so. So che alcuni, lo so come pastore, che stanno vivendo una situazione molto difficile, ma questa mattina voglio che tu possa lasciare questo locale con questa certezza, che c'è sempre uno scopo, che Dio permette delle situazioni. Perché ricordati, non lo dico io, ma lo dice la sua parola, non cade un capello, non cade una foglia, se non è nel mio volere, se non è per il mio volere. Quindi alcune situazioni avvengono, però voglio dirti questo, che come il Signore ha risposto a Giobbe in mezzo alla tempesta, Lui è potente ancora adesso a risponderti in mezzo alla tua tempesta, in mezzo alla tua tempesta. E la cosa bella è che non ti risponde il pastore della chiesa, non ti risponde un fratello che dice: dai, non preoccuparti, ti puoi incoraggiare. Ma quando tu senti la voce del buon pastore, che è il tuo pastore, tu sarai acquietato, perché quant'anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei mano alcuno, perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi consolano. Amen. Alziamoci nel cospetto del Signore. Gloria a Gesù. Alleluia. Gloria a Dio.